Buonasera, bentrovati, buonasera a tutti, nuovo appuntamento con l'Abruzzo del Pallone per parlare di questo nuovo weekend calcistico partendo dalla Serie B, il derby Pescara-Lanciano di cui tanto si è parlato anche nelle ultime ore questa sera proprio perché la sfida regionale tra le due formazioni si è disputata venerdì, daremo giustamente più spazio alla Lega Pro e alla Serie D, ma parleremo ovviamente in apertura di questa gara giocata venerdì all'Adriatico, anche polemiche, qualche mugugno sia in casa Pescara che in casa Lanciano, un 1-1 che alla fine non ha soddisfatto nessuno, comunque il Pescara sotto un certo aspetto perché il gol è arrivato proprio quando mancavano pochi secondi al triplice fischio finale del signor Michael Fabbri di Ravenna, Lanciano che aveva la vittoria in pugno e che ha visto invece sfumare il successo a pochi secondi dal termine, tra l'altro Pescara contestato aspramente dai tifosi al 91esimo, tifosi che hanno chiamato i giocatori e il tecnico sotto la curva proprio mezz'ora dopo la fine della partita, quando i giocatori erano già sotto la doccia negli spogliatoi. C'è stato questo conciliabolo dai toni molto duri, il tecnico Baroni lo ha anche neanche parlato nelle interviste di fine gara di questo colloquio, se così lo possiamo chiamare, tra i giocatori e l'allenatore del Pescara e i tifosi, che ovviamente non sono soddisfatti dal rendimento della squadra. Poi parleremo di Lega Pro con l'Aquila vittoriosa anche con la Pistoiese, rosso-blu arrivati ormai a 3 punti dalla vetta, bene anche il Teramo che ieri ha pareggiato per 0-0 al Porta Elisa in casa della Lucchese, allenata dall'ex tecnico tra l'altro del Pescara Giuseppe Galderisi. E poi daremo spazio alla Serie D, una giornata importante e positiva per il Chieti che all'Angelini ha superato per 2-1 la San Benedettese, per il San Nicolò che è tornato al successo casalingo nel derby con il Celano. Poi parleremo anche del buon momento che sta vivendo la Miternina, non è andata bene invece Celano, dicevamo, battuto dal San Nicolo e anche al Giulianova. Poi daremo uno sguardo, anzi lo faremo all'inizio, anche ai risultati del campionato regionale di eccellenza. Vado a salutare e ringraziare, a proposito di Serie D di San Nicolo, l'allenatore della formazione biancazzurra Massimo Epifani. Grazie, buonasera, Massimo, buonasera, grazie a voi per aver accettato il nostro invito. Tra l'altro tra poco ritroveremo anche il collega Andrea Costantini della redazione di TV6, ma iniziamo come sempre questo appuntamento domenicale con l'Abruzzo del Pallone per guardando i risultati della giornata calcistica di oggi, con la Serie A che vede tra l'altro la disputa proprio in questi minuti dell'atteso derby della Mole tra Juventus e Torino. Vediamo comunque i risultati delle gare disputate: Cagliari Fiorentina 0-4, Cesena Genoa 0-3, Chievo Lazio 0-0 giocata ieri, Empoli Atalanta 0-0, Juventus Torino 1-1, questo è il risultato parziale, sta per avere inizio il secondo tempo. Poi Milan Udinese 2-0, Palermo Parma 2-1, questa sera si giocherà l'attesa sfida dell'Olimpico tra Roma e Inter, l'altro posticipo è quello tra Sampdoria e Napoli. Poi Sassuolo Verona 2-1 giocata ieri, squadra di Eusebio Di Francesco che marcia nelle zone medio-alte della classifica. Vediamo proprio la graduatoria con la Juventus al comando con 32 punti, ma ripeto, si sta giocando questa gara col Torino. Poi Roma 28, Genoa 23, Napoli 22, Sampdoria Milan 21, Lazio 20, Fiorentina 19, Udinese Sassuolo 18, Inter Palermo 17, Empoli 14, Torino 13, Cagliari Verona 12, Atalanta 11, Chievo Verona 10, Cesena 8, Parma 6 punti in difficoltà, le due formazioni emiliane, emiliano romagnola, il Parma ultimo con problemi societari, anche il Cesena non se la passa molto meglio, ci potrebbe essere anche un cambio sulla panchina bianconera. Passiamo al campionato di Serie B, abbiamo detto del derby dell'Adriatico, l'anticipo di questa 16ª giornata, 1-1 finale. Vediamo gli altri risultati: Bologna-Bari 2-0, questa gara si è giocata oggi alle 12.30, Carpi-Frosinone 0-0, Cittadella-Brescia 1-1, Crotone-Modena-Crotone 4-1, Latina-Provercelli 1-1, Livorno-Perugia 0-0, Pescara-Virtus-Lanciano 1-1, Ternana-Batte-Catania 1-0, Trapani-Spezia 3-2, Varese-Vicenza 2-3, Virtus-Entella-Avellino
Torino 0-0 per questa classifica, classifica che deve tra l'altro tener conto di un recupero che si dovrà giocare il 16 dicembre tra Virtus Entella e Modena. Vediamo comunque la classifica con il Carpi da solo al comando con 30 punti, tallonato dal Frosinone a 29, si avvicina il Bologna a 26, poi Livorno, Spezia, Avellino e Trapani 25, Virtus Lanciano 24, Perugia 23, Modena, Provercelli 21, Vicenza 20, Catania, Brescia, Ternana, Bari 19, Pescara, Varese 17, Virtus Entella 16, Cittadella 14 con Latina e Crotone. Queste tre squadre chiudono la classifica all'ultimo posto, classifica piuttosto corta, soprattutto nelle zone basse. Passiamo al campionato di Lega Pro, il girone B, quindicesima giornata di andata. Ascoli, Grosseto 1-1, a Carrara, Reggiana, Carrarese 3-1, Gubbio batte San Marino 2-0, L'Aquila, Pistoiese 2-0, Lucchese, Teramo 0-0, Pontedera, Forlì 2-1, a Prato, ancora Prato 3-2, Sant'Arcangelo, Pro Piacenza 2-0, Savona, Tutto Cuoio 2-2, a Ferrara, Pisa, Spal 1-0, questa gara giocata venerdì. Vediamo la classifica che vede ancora l'Ascoli al comando, formazione marchigiana che ha 30 punti, tallonata dall'Aquila 27, fa davvero piacere vedere i rossoblù al secondo posto, poi Pisa 26, Pontedera 24, Reggiana, Teramo 23, Gubbio e Pistoiese 22, Grosseto, Ancona e Tutto Cuoio assieme alla Spal 21, Savona 19, Carrarese, Forlì 18, Prato 17, Lucchese 16, Sant'Arcangelo 12, San Marino 8, staccato il Pro Piacenza con 3 punti, formazione biancorossa che ha 8 punti di penalizzazione. Noi passiamo al campionato di Serie D, girone F. Si è giocata oggi la tredicesima giornata, ci sono stati anche in questo caso dei risultati a sorpresa. Amiternina batte Recanatese 2-1, a Campobasso Fano, Campobasso 3-2, Chieti San Benedettese 2-1, Fermana Termoli 2-0, Jesina Civitanovese 5-2, questo è un risultato clamoroso nelle proporzioni ma anche nella forma e nella sostanza, soprattutto perché la Civitanovese è nelle zone altissime della classifica. Poi Maceratese Castelfidardo 4-0, Matelica Giulianova 2-0, San Nicolò batte Celano 3-1, Vispesaro Olimpia Agnonese 0-0. Vediamo la classifica che nelle zone alte parla ancora marchigiano, con la Maceratese che riallunga 31 punti, Civitanovese 27, Matelica Fano 25, San Benedettese 24, Campobasso 23, Chieti 20 prima delle abruzzesi, Jesina 19, San Nicolò Amiternina 18, si fanno avanti le due formazioni abruzzesi, poi Giulianova 16, Recanatese 13, Fermana 12, Olimpia Agnonese e Castelfidardo 10, Vispesaro 9, chiudono Celano e Termoli con 8 punti. E siamo al campionato regionale di eccellenza, quindicesima giornata di andata. Alba Adriatica, Avezzano 2-1, Angolana batte Francavilla 2-1. Questi due primi risultati sono risultati importanti e per certi versi inattesi. Borrello, Vastese 1-5, Cupello, Miglianico 3-0, Montori 88, Sulmona 2-1, Paterno, Capistrello 1-0, Pineto, Barte, Martinsicuro 2-1, Torrese, Acque Sapone 2-0, Vasto Marina, San Salvo 0-0. Vediamo la classifica del campionato di eccellenza che oggi ha regalato altre emozioni, con il Paterno 31 punti primo, Pineto 30 assieme al Francavilla, poi San Salvo 29, Avezzano 28, Torrese 25, Martinsicuro 24, Angolana 22, Capistrello 21, Vastese 20, Miglianico, Montorio 19, 16 punti per il Cupello, Alba Adriatica 15 assieme al Vasto Marina, Borrello e Acqua e Sapone 14, Sulmona 2 punti. Questa è la classifica del campionato regionale di eccellenza. E dunque direi di vedere un attimo, prima di andare a vedere il servizio sul derby Pescara-Lanciano, io aprirei con Massimo Epifani per commentare un attimo questa partita, questa sfida abruzzese che tu hai tra l'altro seguito. Massimo, 1-1, un risultato che alla fine non ha accontentato nessuno, e Lanciano ha visto sfuggire la vittoria proprio a 10 secondi dalla fine. Il Pescara doveva vincere per rimettere a posto le cose e invece così non è andato. Ma è stata una partita difficile da interpretare, perché l'inizio è stato un grande Pescara, i primi 20 minuti,
Poi man mano ha fatto una buona gara a Lanciano, andato in vantaggio e Pescara ha recuperato la fine. Credo che era una partita importante per tutte e due. Credo il pareggio del Pescara alla fine deve essere preso come un pareggio importante perché la partita era praticamente persa. Poi con quella giocata di Melchiori il Pescara ha preso un punto importante perché perdere poteva essere un inizio di un'altra piccola crisi, invece nelle ultime quattro partite il Pescara ha fatto 7 punti e credo che questo punto ti fa lavorare non tranquillo, ma ti dà iniezione di fiducia per il futuro. E io tra l'altro vado a salutare e ringraziare il nostro secondo ospite, Angelo Arquilla, direttore sportivo, manager, agente FIFA. Soprattutto grazie Angelo per essere Grazie a venuto voi, nei nostri grazie. studi. Il traffico Scusate ovviamente il della ritardo, ma domenica a sera Pescara vanno a 20 all'ora, non è come Roma, capito? a Corso Vittorio da domani andranno a 30 A all'ora, quindi 30. grazie Angelo. Allora, Grazie iniziamo subito anche con te. Continuiamo a parlare di questo derby Pescara-Lanciano. Insomma, questo Pescara che non riesce a scrollarsi di dosso le paure, i timori, i problemi, Lanciano invece che insomma, continua a veleggiare nelle zone alte della classifica, che però si è visto sfilare di mano questa vittoria proprio nei secondi finali. Diciamo che innanzitutto la partita di ieri fa un testo non diciamo, definitivo, tra virgolette, nel senso che mancavano anche giocatori importanti, no? E per il Pescara non è una novità. Vabbè, ho capito, però comunque Sì. sono giocatori importanti, c'era qualche giocatore che credo che non sia all'altezza della situazione senza fare nomi, secondo me, e anche un centrocampo abbastanza lento sotto un certo aspetto anche di manovra. Davanti Melchiori con tutta la volontà che ha e tutta la qualità che ha, da solo lo vedo assolutamente in difficoltà. Dietro anche vedo una squadra abbastanza in difficoltà. Diciamo insomma che, Ci sono dei problemi. ecco, io la vedo, insomma, per non essere proprio così drastico, credo che ci sia un pochino di cose da rivedere. Ho visto anche una condizione, ma più che una condizione, una motivazione. Diversa per esempio da Lanciano, una squadra dove ho visto una squadra motivata, vedi Gatto, Monachello, mi è piaciuto molto Monachello. Che non era riuscito a segnare, tra l'altro, nelle partite precedenti. Ho visto dei giocatori motivati, dei giocatori che hanno voglia di fare, che hanno voglia di combattere, cosa che non sto vedendo, ma non solo in questa partita nel Pescara, Però il quindi Pescara nella gara probabilmente. col Frosinone in casa E poi, ecco, 2 settimane fa. stranamente, poi vai a fare 3 gol a Frosinone, questo quindi è una cosa anche strana, insomma, una squadra un po' strana, un po' difficile da capire, credo, in questo momento. Non si capisce se è una squadra che può essere ritornare o tentare di risalire verso la zona playoff o comunque lottare per i playout. Questo credo che, Ma perché secondo siamo te, proprio. eh sì, ma secondo te il problema del Pescara oggi, qual è? Ha un nome? No. Io credo bisogna partire dall'inizio, no? Partire dall'inizio un po' da quando si è fatta questa squadra, credo che ci sia qualcosa, non dico non all'altezza, ma qualcosa forse non costruito bene. Non mi sembra una squadra compatta, non mi sembra una squadra dice faccio questo progetto per arrivare a questo obiettivo. Non mi sembra che non ci sia Però se noi un andiamo a leggere obiettivo i nomi chiaro. dell'organico del Pescara, ci sono giocatori, insomma, che in questo campionato ci possono giocare anche bene. Assolutamente, assolutamente sì. Poi però c'è anche qualche pecca, eh. C'è qualche pecca in difesa, c'è qualcosa che manca al centrocampo. Davanti forse la qualità migliore era quella davanti e poi dopo alla fine comunque i risultati non vengono. Però è vero che anche se hai un grande attacco non significa avere un grande attacco, non significa vincere un campionato o comunque vincere tutte le partite. Questo Massimo ce lo può insegnare forse. A proposito di Massimo Epifani, da allenatore ti chiedo Baroni, perché insomma le critiche maggiori in questo periodo, in questi giorni, se le sta prendendo l'allenatore, come nel calcio accade sempre quando le cose non vanno benissimo. Secondo te il problema del Pescara può essere Baroni? Ma assolutamente no. Io credo che partendo da lontano, credo che questa all'inizio dell'anno era stata costruita una squadra importante, con tanti giocatori, in doppi ruoli, quindi credo un lavoro egregio da parte della società. Poi il percorso, se vediamo le prime partite del Pescara, è un grande Pescara. Poi c'è stato un declino della squadra quando sono iniziati i problemi,
tra infortuni nazionali. L'allenatore ha lavorato sempre in maniera precaria, perché la verità è questa: non avere ogni domenica cambiare due o tre giocatori per la partita con Lanciano mancavano nove. No, ma anche per forse cause di forza, non è che cambi perché tecnicamente vuoi fare una partita in maniera diversa, cambi perché ti mancano i giocatori importanti, ti manca, e quindi non puoi lavorare su una quadratura importante della squadra. Quindi uno dei problemi principali è stato questo. E poi dopo la sconfitta in casa 5-0 con il Carpi, credo che il Pescara ha fatto due buone partite, e poi a Modena purtroppo è successo quello che è successo per errori arbitrali, e domenica sera venerdì sera giocare un derby non era facile, perché la tranquillità che ha in testa in questo momento il Lanciano non ce l'ha il Pescara, e quindi è venuta fuori una partita così che il Pescara ha saputo recuperare alla fine. Credo che da questo punto, che magari in questo momento non serve a niente, però ti fa ripartire per cercare di rialzare subito la testa. Bene, allora noi... Voglio dire una cosa sul discorso che ha fatto Massimo, sono d'accordo non su tutto, nel senso che dico, lui dice vari infortuni e quindi non ha potuto lavorare col gruppo, ma il gruppo è di 22, di 23, perché se tu prendi 12 giocatori o 14 di un livello, gli altri 10 non sono all'altezza, vuol dire che non hai fatto un buon progetto, non hai fatto una buona squadra, perché oggi in un campionato di Serie B si fa con 20, anche tu nel tuo campionato lo fai con 20 giocatori. Perché quando devi cambiare punti cardini ogni volta, ogni domenica devi cambiare linea difensiva, i centrocampisti, non è facile. E poi fa un campionato importante, di là incontri giocatori forti, incontri squadre forti, e cambiare ogni domenica è difficile, però questo non è un alibi principale. È logico che poi i campionati partono in una maniera, poi finiscono un altro, quindi credo che il Pescara è ancora in corsa per fare bene, e è ancora in corsa per aggiustare questa squadra che secondo me ha dei giocatori di valore. Io tra l'altro ho dimenticato di ricordarvi il numero per mandare degli sms per interagire con i nostri ospiti, 392 6237 060, dunque per parlare di Serie B, di Lega Pro e anche di Serie D con Massimo Epifani e Angelo Arquilla. Noi stiamo parlando di questo derby, direi di andare a vedere dunque le immagini della partita giocata venerdì sera allo Stadio Adriatico, pareggio tra Pescara e Lanciano 1-1 il risultato finale. Alla fine sono stati tutti scontenti, o se preferite tutti mezzo contenti. Il pareggio è stato un brodino per entrambe, ha mosso la classifica, ma non ha dato nulla di più in termini concreti per quello che riguarda la graduatoria. Al derby d'Abruzzo tra Pescara e Lanciano comunque si chiedevano alcune risposte. La partita di ieri sera le ha in parte fornite. Intanto ha detto che il Pescara ha ancora parecchia strada da fare per uscire dal tunnel. La crisi non è certamente finita e le due vittorie consecutive che avevano preceduto la sconfitta di Modena erano solo illusorie. Il Lanciano dal canto suo ha mostrato qualcosa di più, ma ha anche evidenziato qualche carenza, soprattutto caratteriale. Tanto per capirci, la grande squadra, quella che punta a vincere il campionato, queste partite le vince, le fa sue, non le tiene in vita fino alla fine, le chiude e porta a casa i tre punti, anche con un pizzico di cattiveria. Ecco, i frentani questo non lo hanno fatto. Dopo un primo tempo tutto sommato deludente, almeno dal punto di vista delle occasioni, i rossoneri hanno avuto la forza di trovare il vantaggio in avvio di ripresa con Monachello, sfruttando una delle debolezze pescaresi. Ma dopo non hanno saputo dare il colpo di grazia a una squadra che appariva in ginocchio, in difficoltà soprattutto psicologica, e alla fine il solito Melchiorri ha trovato all'ultimo respiro di partita il gol del pareggio. Ma la partita ha detto anche altro, intanto che la frattura tra il Pescara, inteso come squadra, e la tifoseria appare insanabile. La contestazione iniziale era una avvisaglia che i giocatori non hanno colto, oppure l'hanno colta e non condivisa. Questo ha causato il mancato saluto finale ai tifosi e la susseguente contestazione che ha bloccato la squadra nel dopo partita. Dopo ieri sera, la strada della riappacificazione non potrà passare solo attraverso qualche vittoria, ci vorrà soprattutto altro. E poi l'assetto tattico del Pescara. È vero, Baroni aveva gli uomini contati, ha provato a giocare la carta a sorpresa, quella di Sow, ha mischiato le carte in campo, ha girato gli uomini, finendo poi per perdere il filo e la squadra è andata in confusione. Segnale questo abbastanza preoccupante.
Il Lanciano, come detto, ha sentito forse troppo la partita, soprattutto all'inizio. La tradizione nel calcio conta. I frentani non avevano mai vinto all'Adriatico e non lo hanno fatto neppure questa volta. Sono rimasti schiacciati sotto il peso di un mix di tradizione negativa e forza mentale. Diciamola tutta, alla squadra di D'Aversa è mancata la cattiveria agonistica, quella che ti fa vincere questo tipo di partite. La strada da fare è ancora lunga, i problemi da una parte restano, i dubbi dall'altra rimangono. Il derby è alle spalle, ma il futuro, soprattutto per il Pescara, è rimasto tutt'altro che roseo. Ecco queste dunque le immagini del derby Pescara-Lanciano. Angelo, tra l'altro ne parlavo prima, alla fine c'è stata questa contestazione dei tifosi che hanno parlato una mezz'oretta buona con Baroni e giocatori proprio sotto la curva. Insomma, è stato un finale abbastanza rovente, i tifosi sono arrabbiati, non sono contenti del rendimento della squadra. Quindi insomma c'è da fare i conti anche con questa problematica ambientale. Tra l'altro anche nella gara con il Lanciano c'è stato lo sciopero del tifo, tifosi che sono entrati diciamo in curva in ritardo, non hanno fatto tifo per i primi minuti. Insomma, questo è un problema in più, perché è chiaro che ci sia una contestazione anche a livello societario nei confronti della società. Mi sembra che i tifosi soprattutto i tifosi dei distinti, però insomma diciamo il pubblico in generale non è soddisfatto. Ma però, della società o della squadra? Soprattutto della squadra e del tecnico, però è chiaro che ci sono stati... No, dare tutte le colpe al tecnico, io non sono così convinto di dire che la colpa è Baroni. Ho sentito più di qualcuno, qualche commento anche a livello cittadino, di dire Baroni deve andare via. Io non credo, Baroni mi sembra un tecnico che ha lavorato bene anche l'anno scorso. Nel calcio, quando le cose non vanno... Non vanno, paga il tecnico assolutamente. Perché non paga mai la società o mai qualche dirigente? Quello secondo me che sarebbe un po' più da capire, no? Forse da approfondire. Quindi tu insomma ritieni che ci siano delle responsabilità anche della società? Io penso di sì. Io penso di sì, sin dall'inizio, voglio dire, se il gruppo non è poi fatto così bene, o comunque il gruppo non dà i risultati che si aspettavano, io credo che... Però io ricordo, lo ricorderà anche... Io non ho mai detto che era una squadra candidata per venire in Serie A. Hai un po' anticipato quello che volevo dire, forse Massimo lo ricorderà anche. L'ultimo giorno di mercato, il giorno dopo l'ultimo giorno di mercato, tutti i giornali, anche nazionali, tutti i commentatori, anche... non locali, dissero che la squadra che era più uscita rinforzata dal mercato era il Pescara e che di diritto il Pescara era tra le candidate comunque ad un campionato importante. I risultati però dicono che non è così. Sì, l'ho detto prima, credo che poi il calcio non è una scienza esatta, fai la squadra forte e vinci il campionato. È stata costruita una buona squadra, però dopo aver costruito una buona squadra bisogna costruire il gruppo, bisogna costruire la mentalità, bisogna costruire tutte le cose che ci vogliono per fare bene. Il Pescara purtroppo ha avuto dei problemi in questo percorso di crescita che secondo me è ancora tutto può riprendere ancora tutto, perché c'è tempo e poi c'è in Serie B, per esperienza, credo, guardare la classifica oggi e magari guardarla fra 3 mesi cambiano tutti gli scenari, perché chi sta lì davanti magari si ritrova lì sotto e chi il magari... Il campionato si decide... Sì, è un campionato talmente lungo, poi è talmente stressante, quindi bastano fare 2 vittorie di seguito, magari cambi il volto della classifica, quindi... credo che il Pescara sa che ha dei problemi in questo momento e devi cercare di risolvere il prima possibile. Tu tra l'altro sei pescarese doc, conosci bene l'ambiente di Pescara, come giudichi questa contestazione e se credi che insomma questa problematica ambientale stia ulteriormente creando problemi alla squadra? A Pescara sono esigenti, è una piazza che è abituata ad avere calcio da tantissimi anni, è logico che fare calcio a Lanciano e farlo a Pescara è totalmente diverso, anche per un giocatore. Credo che in questo momento i tifosi sono esigenti perché vogliono di più dalla squadra, però credo che i giocatori, se hanno una grossa personalità, anche questo ti aiutano, perché ti spronano a fare qualcosa di meglio. Tra l'altro questa sarà quella che inizierà domani, una settimana importante per il Pescara, perché martedì ci sarà la gara di Coppa Italia alle 18 a Sassuolo contro il Sassuolo di Eusebio Di Francesco, che sta andando a 1000. Chi passerà il turno affronterà il Milan e poi sabato ci sarà questa gara difficile sul campo della matricola neopromossa Pro Vercelli, che in casa tra l'altro
non ha mai perso. Angelo, sta andando molto bene. Non vedo una facile settimana per il Pescara. A proposito, io vorrei proprio prima di andare in pubblicità proprio parlare brevemente di questa trasferta a Vercelli. Insomma, questo Pro Vercelli, di cui nessuno aveva parlato all'inizio di stagione, sta facendo buone cose. Ieri ha rischiato anche di vincere. Sì, una buona squadra, una matricola, sicuramente. Poi oltretutto in casa veramente difficile da battere, insomma è una partita difficile sicuramente. Però poi il Pescara è capace di tutto, perché insomma ecco, se ci dà questa alternanza di risultati, vedi che va a vincere col Frosinone e magari va a Vercelli a fare risultato, questo è possibile. Io tra l'altro, se Maurizio da qui in regia è pronto, possiamo andare a vedere anche il quadro delle partite del prossimo turno per vedere proprio cosa accadrà nel prossimo weekend. Ecco qui, 17esima giornata, le gare in programma: Velino Crotone, Bari Carpi, Catania Bologna, Frosinone Ternana, Modena Livorno, Perugia Latina, Provercelli Pescara, Spezia Cittadella, Varese Virtus Entella, Vicenza Brescia e Virtus Lanciano Trapani. Allora noi ci fermiamo. Poi sono delle squadre che stanno deludendo, vedi Bari, vedi Perugia. Latina che è ultimo in classifica, lo scorso Latina anno ha fatto i playoff per Serie A, di fare i playoff per la Serie A. Il Bari mi ha stupito molto. Perso anche oggi. Bari. Quindi voglio dire, come dice Massimo, è il solito campionato di Serie B. Di Serie B difficile, lungo e difficile. Bene, noi ci fermiamo per qualche attimo, poi torneremo in studio, parleremo del Lanciano, del prossimo impegno dei rossoneri e anche del momento che sta vivendo la squadra di D'Aversa, e poi apriremo la pagina della Lega Pro. Come with me. Come with me. Seconda parte dell'Abruzzo del pallone. Allora, dovevamo aprire il discorso relativo al Lanciano, lo abbiamo fatto parlando anche del derby. Massimo, a Pescara c'è qualche problema, i tifosi contestano, la squadra nelle zone basse della classifica. A Lanciano, insomma, la situazione è completamente diversa, c'è tranquillità, c'è serenità. Dicevi tu, non è la stessa cosa fare calcio a Pescara e a Lanciano, in questo caso è più facile fare calcio in una piazza dove non sei pressato. Ma è vero, però in tutto questo c'è un lavoro dietro di una società che negli ultimi anni sta facendo cose straordinarie, perché vedendo i giocatori che prendono, i giocatori che giocano, credo che c'è un grande progetto, quindi c'è stanno facendo cose bellissime, perché poi il direttore Luca Leone prende giocatori sconosciuti, li porta a giocare a Lanciano e avendo una piazza non esigente può fare questo, però è anche bravo a prendere giocatori con bravi. Un occhio al bilancio. Occhio al bilancio e credo che Lanciano sta facendo un ennesimo campionato importante e credo che fino alla fine reciterà un ruolo importante. Angelo, tra l'altro il Lanciano a Pescara era senza Thiam e Cerri, che sono i due attaccanti titolari. I due punti titolari, no, ma sposo assolutamente quello che ha detto Massimo, se non l'avesse detto lui l'avrei detto io, di Luca Leone, che sicuramente devo fare i complimenti, anche se a me non mi ha preso giocatori, però non fa niente, non è questo il problema. E devo dire che ha lavorato molto bene, insomma, ecco, pescando in giro giocatori diciamo tra virgolette sconosciuti che poi alla fine riescono seconda a fare fascia, che però sta e anche col tecnico ma anche col tecnico anche col tecnico aver avuto col tecnico comunque in coraggio casa. Ad affidarsi a un allenatore che fino siamo a là, all'anno ecco là, era, e quindi si occupava solo da lì, da Lanciano si parte per crescere, perché ci sono giocatori che lì diventano giocatori. A me mi ha stupito ieri Monachello, voi avete detto prima fuori onda che non vi piaceva o qualcosa del genere, insomma io dico beh, che fino però a qualche settimana fa una cattiveria di questo ragazzo, una convinzione di tirare in porta, di fare gol, di cercare il gol, assolutamente eccezionale. Un ragazzo di 20 anni mi sembra, giovane sì, che aveva avuto anche un'esperienza all'estero sì oltretutto, quindi bravo Leone. Andare anche il portiere Nicolas, che è proprietà del Verona. Ho vissuto questa storia perché stavo lì mentre loro stavano prendendo Nicolas, io stavo facendo un giocatore col Verona, quindi l'ho visto in prima persona
quindi bisogna dargli ragione. A proposito del portiere del Lanciano, se la regia è pronta, io direi di rivedere un attimo il gol di Melchiorri, perché a me è sembrato che qualche responsabilità, Massimo, aiutami tu nel vedere queste immagini, mi è sembrata qualche responsabilità del portiere del Lanciano. Secondo me no, è stato totalmente bravo Melchiorri, rapido, tirato rapido, però se ci voleva secondo me non vede partire la palla, è stato il tiro troppo forte. Lì la pari solo se nel movimento che fai colpisci la palla, è stato bravo. Però questo portiere comunque, al di là diciamo del presunto mezzo errore che brasiliano. Insomma, sta facendo sicuramente bene come tutta la squadra. Abbiamo un'ondata di portieri brasiliani in Italia. Sì, adesso c'è la moda dei portieri brasiliani. Tu tra l'altro sei un esperto del mercato sudamericano. Tutti i brasiliani portieri in Italia, quindi va bene così. Ecco, vediamo. Ecco, possiamo tornare un attimo indietro. Ecco, vediamo, questa è la parte iniziale dell'azione. Insomma, non vede proprio partire la palla. Forse c'è qualche responsabilità della difesa che no, insomma, ha fatto un grande gol Melchiorri. Sì, quello in dubbio è stato bravo colpo, perché vedere Melchiorri un giocatore con le leve lunghe così fare un movimento così rapido è stato bravo il giocatore del Pescara. E allora noi apriamo la pagina relativa alla Lega Pro. Abbiamo parlato di questo derby tra Pescara e Lanciano, abbiamo parlato del Pescara, dei problemi dei biancazzurri. Tra l'altro vi ricordo martedì questa gara di Coppa Italia alle 18 a Sassuolo, e abbiamo parlato anche del Lanciano che continua a fare bene, ma ormai possiamo dire che questo non fa più notizia. E fa notizia invece il secondo posto in classifica dell'Aquila, che oggi ha battuto per 2-0 la Pistoiese. L'Aquila che è arrivata a 3 punti dalla vetta. L'Aquila Pistoiese 2-0. Andiamo a vedere il servizio di Gianmarco Megna. L'Aquila centra il pokerissimo e torna vice capolista del girone B di Lega Pro alle spalle dell'Ascoli. Al Fattori i rossoblu battono la Pistoiese di Lucarelli per 2-0, allungando a 5 la serie di vittorie consecutive per giunta senza mai prendere gol. Una partita da due volti, con l'Aquila subito padrona del match e in vantaggio con il solito San Domenico, ed una Pistoiese volitiva alla distanza e pericolosissima in un paio di circostanze con Tripoli e Koulibaly. Tutto questo prima della rete della sicurezza, pescata da Ceccarelli subentrato nella ripresa a perna. Formazione di base per Zavettieri, il solito 3-4-3 con Zandrini tra i pali, quindi linea difensiva con Pomante, Maccarrone centrale e Andrea Zaffannini confermato interno di sinistra. A centrocampo Francesco Corapi in cabina di regia con Del Pinto a spezzare le trame avversarie. Sulle fasce Pedrelli dirottato per una volta a destra, perché la grande novità è Carcalis a sinistra con Scrugli in panchina. Nel tridente offensivo confermati Super Mario Pacilli e il capocannoniere dell'Aquila Sasà San Domenico. La grande novità è il ritorno da titolare al centro dell'attacco di Raffaele Perna. Andiamo in cronaca. Passano soli 3 minuti di gioco e l'Aquila è già avanti. Corapi alza la testa, prende il joystick e pennella questa traiettoria per San Domenico. Dribbling a rientrare del folletto napoletano e destro secco alle spalle del portiere. 1-0 l'Aquila e sesto centro in campionato per San Domenico, sempre più capocannoniere della truppa rossoblù. Nel replay ancora l'aggancio sontuoso e la giocata d'alta scuola di Sasà San Domenico, che scatenato a cavallo del quarto d'ora serve una ghiotta palla gol a Pacilli, che spara alle stelle di destro. Al 29esimo la chance del pareggio arriva in casa toscana sui piedi di Tripoli, che non trova di poco la porta. Due giri di lancette più tardi, contropiede colossale per l'Aquila. Perna due opzioni, sceglie quella peggiore servendo Del Pinto a sinistra, che viene chiuso dalle maglie toscane. Ripresa al minuto 54, proteste vibranti della Pistoiese per il gol annullato a Koulibaly per fallo aereo su Zaffannini. Scampato il pericolo, l'uomo in più degli aquilani è però sempre San Domenico, che manda a spasso due volte Celiento, quindi scarica la botta mancina, su cui però c'è la grande risposta del portiere della Pistoiese. A 10 minuti dalla fine, segnatevi la sostituzione, in campo esce Perna per far posto a Tommaso Ceccarelli. Bastano 4 minuti all'ex Lazio per spaccare in due la partita e metterla in gelo. Danza sopraffina tra tre difensori della Pistoiese, quindi spazio per il mancino, raso terra, chirurgico, che si inzacca all'angolino. Gol e partita in cassaforte per Ceccarelli, si tratta della seconda marcatura in campionato. Ancora la riproposizione del gol di Ceccarelli, sinistro secco e preciso per il 2-0 finale. Dopo 5 minuti di sofferenza nel recupero extra large, l'Aquila porta a casa 3 punti di platino.
Quinta vittoria di fila per i rossoblù, che ora a Forlì andranno a caccia della sesta vittoria consecutiva. Se l'appetito viene mangiando, c'è da ben sperare. Cinque vittorie di fila per l'Aquila, l'approdo in panchina su quella rossoblù di Zavettieri ha letteralmente galvanizzato la formazione aquilana. Insomma, cinque vittorie, secondo posto in classifica. Angelo Arquilla, come si suol dire, in questo caso il cambio di panchina ha portato, senza voler nulla togliere a Pagliari, da quando è arrivato Zavettieri, insomma, sì, i numeri parlano per l'Aquila. La squadra gioca meglio sicuramente, anche se diciamo era già stata costruita all'inizio. È una squadra costruita per andare ai playoff, quantomeno. Sì, avevano detto questo all'inizio, questo era il loro obiettivo, comunque giocarsela lì i playoff. Adesso stanno in questa situazione sicuramente favorevole, oltretutto domenica o sabato vanno a Forlì, credo che sia anche una partita abbordabile, se hanno ancora questa continuità potrebbe stare lì addosso con l'Ascoli e giocarsela fino alla fine, sicuramente. Beh, tre punti di distacco non sono nulla, sono un'inezia. No, l'Ascoli è una buona squadra sicuramente, una squadra fatta per vincere il campionato, ma a questo punto l'Aquila deve crederci e cercare di andare direttamente in B, potrebbe succedere. Massimo, tra l'altro c'è un bel derby pescare all'Aquila. Che c'è stato già qualche stagione fa, tra l'altro, però in Serie C. Massimo, tu ti aspettavi di vedere l'Aquila dopo due mesi di campionato al secondo posto di classifica? Sinceramente. Allora, per come era partita, no. Però la squadra è forte. La squadra è fatta bene, la squadra forte. E c'è diversi giocatori che già stavano l'anno scorso lì, quindi l'ossatura importante era già dell'anno scorso. Poi c'è questo San Domenico. San Domenico è forte, ma se devo essere sincero non credevo che poteva fare una rincorsa in questo genere, però stanno facendo delle grandi cose, l'Ascoli è forte, il Pisa è una buona squadra che sta dietro all'Aquila, quindi un dato importante è che il Pisa che è stato costruito per stravincere questo campionato è dietro all'Aquila, quindi vuol dire che l'Aquila può puntare fino alla fine. Poi col mercato di gennaio secondo me cercherà di fare qualcos'altro, credo che si potrà giocare secondo me anche il primo posto fino alla fine. E noi andiamo ad ascoltare proprio le impressioni del tecnico aquilano Zavettieri al 91esimo. Zavettieri, quinta vittoria consecutiva, quinta partita senza prendere gol, insomma numeri importanti per la sua L'Aquila che torna alle spalle dell'Ascoli. Sì, sono contento soprattutto per i ragazzi, per la società, per i tifosi, stiamo lavorando tanto, il fatto di non subire gol è una cosa importante, il merito va a tutta la squadra perché comunque deve rimanere sempre in equilibrio, quindi ci prendiamo bene questi tre punti e da martedì ci concentriamo sulla partita di Forlì. Ecco, dove si può ancora migliorare? Un gol per tempo di San Domenico, un primo tempo ben gestito, poi però un secondo tempo con la Pistoiese che è uscita allo scoperto e poi gli ultimi 15 minuti ben gestiti un po' sulla falsariga di quello che era accaduto con la Lucchese. Sì, abbiamo sofferto un attimino all'inizio del secondo tempo dopo un ottimo primo tempo, però ci sta, ci sono gli avversari, la Pistoiese ha giocatori di qualità. E quello che mi è piaciuto è che comunque la squadra ha mantenuto sempre l'equilibrio giusto, ha saputo gestire questo momento di sofferenza e poi alla fine siamo usciti molto bene. Un gruppo che si sta cementando sempre di più, lei ha pescato dalla panchina Ceccarelli il gol del 2-0 e poi un'ottima prestazione anche negli ultimi minuti a congelare il risultato. Sì, era quello che volevo, probabilmente meritava più minuti nelle gambe il ragazzo perché sta facendo bene, sta crescendo, però è normale che devo pensare alla squadra. Perna fa un grandissimo lavoro per i compagni e quindi sono contento sia della prestazione di Raffaele e sono contentissimo per il fatto che Ceccarelli è entrato con la giusta motivazione, con la giusta cattiveria, è stato determinante ed è praticamente è quello che dico io ai ragazzi, che sono più importanti i giocatori che entrano a partita in corso rispetto a quelli che giocano dall'inizio. Queste le dichiarazioni di Zavettieri. Angelo, questo allenatore che è arrivato all'Aquila in punta di piedi, lo scorso anno si parlava tanto del Bari dei Miracoli e del Bari di Alberti, però dietro Alberti c'era Zavettieri. Io questa cosa non la sapevo proprio, insomma, che il secondo fosse più bravo del primo, o comunque che era
la mente del Bari dell'anno scorso, devo dire la verità, insomma. Però complimenti a questo tecnico che sicuramente sta facendo. Ha cambiato, tra l'altro ha cambiato modulo e l'Aquila... Sì, sì. E quello era una cosa secondo me da fare, quindi ha visto bene il tecnico a cambiare modulo sicuramente. Noi abbiamo ascoltato Zavettini, adesso invece andiamo a sentire le dichiarazioni del giocatore rossoblu Ceccarelli, ovviamente soddisfatto per questa vittoria con i toscani. Ceccarelli, un gol importante, il secondo in campionato che congela una partita davvero importante per l'Aquila che adesso si ritrova dietro l'Ascoli. Sì, sono contento per il gol perché sono riuscito comunque a entrare bene e a chiudere la partita con l'aiuto della squadra. Sono contento appunto perché siamo riusciti a portare a casa 3 punti fondamentali per noi se vogliamo sognare. Ecco, anche da falso 9 nelle ultime settimane Tommaso Ceccarelli sta crescendo in maglia aquilana dopo un inizio difficile. No, ma come ho già detto sono arrivato senza una preparazione atletica, quindi all'inizio era ovvio, era normale che trovassi delle difficoltà. Poi ora pian piano sto trovando la forma migliore e ora mi sento bene. Spero di continuarlo a dimostrare in campo, che è la cosa più importante. Dove può arrivare questa L'Aquila? Insomma, l'Ascoli ha perso ieri a Grosseto e adesso la classifica e il campionato è tornato sempre più apertissimo. Qual è il ruolo che può recitare l'Aquila in questo campionato? Ma noi, come ho sempre detto, dobbiamo guardare solamente noi stessi, dobbiamo cercare di allenarci sempre con la stessa cattiveria, la stessa umiltà e guardare partita dopo partita per vedere quello che succede. Queste dunque le dichiarazioni di Ceccarelli. Io, se la regia è pronta, direi di andare a leggere qualche messaggio, ne sono arrivati tanti, cercheremo di leggerne il maggior numero possibile, considerando che ora dovremo parlare tra poco anche del Teramo e poi della Serie D, come giusto che sia, perché le partite di Serie B si sono giocate proprio nel pomeriggio di oggi. Allora vediamo se c'è già qualche messaggio da mandare in onda. Avanti Chieti, adesso andiamo a vincere a Castelfidardo per TV6 domenica prossima, non ci tagliate come la trasferta di Recanati, mandate la troupe televisiva, Chieti deve avere la priorità. Il tifoso del Chieti, comunque oggi abbiamo seguito e direi anche con diversi collegamenti con il nostro Andrea Costantini, la gara che il Chieti ha giocato e vinto all'Angelini con la San Benedettese. Faremo ovviamente anche la stessa cosa domenica prossima in occasione della trasferta nella città leopardiana dei Neroverdi. Andiamo avanti, leggiamo il secondo messaggio. Mister Ronci, oggi bene, ma fai il discorso alla squadra. Da un sito ho appreso che siamo la squadra con più ammonizioni, bisogna darsi una calmata, giocatori d'esperienza come Cucinotta, Del Grosso e Rapino devono evitare le espulsioni e dare l'esempio. Questo è un altro messaggio di un tifoso del Chieti. Andiamo avanti con un altro messaggio. Complimenti per avere come autorevole ospite Angelo Arquillo, ho avuto modo di conoscerlo ed è un grande intenditore. Marco da Francavilla. Lo ringrazio e lo saluto. Un saluto a Marco da Francavilla, ancora un altro messaggio per proseguire. Presidente Bellia, adesso metti mano al portafoglio e punta senza giri di parole a vincere il campionato, vedrai che le contestazioni cesseranno subito. Inoltre, che Trovarello trovi gli innesti giusti, che chiede Mister Ronci, c'è anche questo gioco di parole, per rinforzare a dovere la squadra. Siamo a meno 11 dalla Maceratese, torniamo ad essere un Chieti forte, tenace ed ambizioso. Massimo, a chi Chieti, insomma, poi ne parleremo tra poco quando vedremo il servizio Chieti San Benedettese, c'è questa situazione un po' simile a Pescara con i tifosi in aperta contestazione, in questo caso solo con la società però. E anche qui il discorso è sempre quello, per la squadra è un problema in più non avere i tifosi allo stadio, oggi c'erano quasi più tifosi della San Benedettese all'Angelini. È un problema per l'apporto che possono dare ai giocatori, questo è sicuro, però Chieti è un'altra piazza importantissima per questa categoria, i tifosi vogliono vincere, vogliono vincere il campionato, ci credono, oggi hanno fatto una grande vittoria, quindi è giusto crederci. Andiamo avanti con qualche altro messaggio prima di aprire il capitolo relativo al Teramo. Secondo Angelo Arquilla, quale il futuro della squadra? Probabilmente si riferisce il nostro telespettatore al Chieti. Angelo, quale futuro attende il Chieti? Questo risultato di oggi mi risulta determinante per un mercato di dicembre che si appresta ad aprire per rinforzare la squadra. Adesso tocca a Bellia
come dice il tifoso. Beh, i tifosi sono un po' arrabbiati. Io so quello che cercano, perché ho parlato con loro, so quello che vogliono. Ci puoi anticipare qualcosa? Cercano la punta, assolutamente, una punta importante che possa fare la differenza. Un esterno di qualità e anche un difensore. Secondo te il Chieti è a meno 11 dalla Maceratese? Ha possibilità? Mi sembra abbastanza lontano, però dai, ma non demordere questa. Però la Maceratese io l'ho vista, sono andato a vedere una partita che giocava il mio giocatore con la squadra avversaria, era una buonissima squadra. Pure all'inizio della stagione non era considerata la squadra ammazza campionato la Maceratese? No, assolutamente. O mi sbaglio, Massimo? No, ammazza tra le più forti, ma non forse la sì, squadra. Sì, ammazza campionato no, però una squadra importante per questa categoria, ma come ce ne sono tante. È un campionato difficilissimo. Che però parla nelle zone alte solo ed esclusivamente marchigiano. Marchigiano, sì, è vero. È vero, sono squadre. Tutta la città va allo stadio la domenica, quindi è una vera partita di calcio, proprio di. Come posso dire, no? C'è il calore, la squadra sente. Eh sì, perché a Macerata poi da tanti anni, insomma. Sì, no, sto dicendo, un campionato difficilissimo, secondo me è ancora aperto, perché poi lì davanti ci sono squadre importantissime. Adesso il mercato di dicembre, che secondo me cambiano gli scenari, perché molte squadre si rinforzano, molte squadre toglieranno qualche giocatore, quindi credo che da domani se ne vedranno delle belle. Allora, qualche altro messaggio, poi parleremo del Teramo. Perché non dite che a Lanciano mancavano tre quarti dell'attacco? Beh, l'abbiamo detto pochi secondi fa, proprio con Angelo Arquilla, mancavano Cerri e Thiam, l'unico attaccante di ruolo era Monachello, che tra l'altro ha segnato. Siamo nettamente superiori, forza Virtus. Ringraziamo questo telespettatore che ci scrive da Lanciano. Andiamo ancora avanti. Secondo Angelo Arquilla, la società ha delle responsabilità, e se sì, quali? Di preciso, grazie. Marco da Francavilla. Tu prima avevi un po' risposto, diciamo. Sì, ho già risposto a questa domanda, ho detto che probabilmente un progetto iniziale della società non mi è sembrato un progetto molto chiaro, con un obiettivo ben preciso. Lo diceva la gente, lo dicevano i giornali, che era una squadra per vincere il campionato, poi questo non si è avverato, e loro stanno in difficoltà, la società è in difficoltà, la squadra è in difficoltà, quindi c'è un po'. La piazza è molto esigente, come dice Massimo, che la conosce benissimo, e devo dire che è un momento abbastanza particolare. Anche la dichiarazione di Sebastiani, di se c'è un nuovo acquirente, se c'è un presidente pronto a fare il presidente, io mi faccio da parte, non è un segnale forte nei confronti della squadra, secondo me. Allora, apriamo il capitolo Teramo, poi torneremo a leggere altri messaggi perché ce ne sono diversi. Teramo impegnato nella gara di Lucca al Porto Elisa con la squadra allenata da Beppe Galderisi, tra l'altro ex tecnico del Pescara. Biancorossi usciti imbattuti dal campo toscano 0-0, un risultato comunque importante per la squadra di Vivarini, che continua a muovere la classifica. Secondo pari consecutivo in Toscana nel giro di una settimana per il Teramo. Al Porta Elisa è 0-0 tra Lucchese e i biancorossi, ma al contrario del match con il Tutto Cuoio va detto che stavolta le due squadre hanno provato fino alla fine a superarsi. Le palle gol non sono mancate, ma mira sotto porta e lucidità hanno fatto difetto su ambo i fronti. Il segno X però nel complesso rispecchia l'andamento della gara. Vivarini conferma 10 undicesimi di Pontedera, nel 3-5-2 la novità preventivata è il rientro di Lapadula al posto di Bucchi. Galderisi si conferma il 4-2-3-1 con Calcagni al posto di Voznakidis e Boilini per De Iori. Nolè scala nella linea di difesa. Sin dalle prime battute le squadre si punzecchiano. La Padula molto attivo scalda il sinistro all'ottavo. Non male anche il piede mancino del rosetano Daniele Ferretti, che un minuto dopo rifinisce un pallone d'oro per il colpo di testa di Losicco, che per poco non sigla il gol in fotocopia fatto alla Pistoiese. Sonti blocca. Azione insistita del Teramo a metà frazione, ma sullo pesca Donnarumma, che dal limite conclude. Calistri corregge e palla in corner. Rajcevic poco dopo scavalca Tonti e traversa, ma Monreale di Roma 1 aveva già pescato un suo tocco con il braccio. Scambio al limite al 27esimo tra Losicco e De Geri. Tonti non trattiene, Speranza anticipa di un soffio il tap-in di Nolè. Nei due minuti di recupero prima la Lucchese a farsi viva con la traversione di Boilini e il colpo di testa al lato del Montenegrino Rajcevic, ma è clamorosa la palla gol sprecata da Donnarumma al 47esimo. La giocata assist sontuosa è di Lapadula. Donnarumma va a colpo
sicuro. Di Masi a mano aperta e strepitoso a negargli il gol del vantaggio. Secondo tempo, il confronto si mantiene avvincente. Il sinistro di Di Paolo Antonio viene sventato in tuffo da Di Masi. Bella trama della Lucchese al 56esimo. Mingazzini verticalizza per Ferretti che centra. Boledi lo sicco, troppo centrale. Tonti distinto si salva. 65esimo, botta mancina di Nolè, fuori. Per lo sicco non è giornata. Boilini salta Scipioni e porge un prezioso pallone all'ex Gavorrano. Tonti c'è ancora. Incredibile tentativo di autogol per Ferretti che al 70esimo fa correre i brividi al porta Elisa. Vivarini dà fiducia a Buonaiuto dentro al posto di Masullo e il Teramo torna al 4-4-2 con Buonaiuto e Di Paolo Antonio sulle fasce. Anche Galderisi mette forze fresche, ad esempio Benedetti che all'81esimo riceve la sventagliata di Mingazzini. Tonti interviene ancora senza problemi. Negli ultimi 6 minuti c'è spazio anche per Bucchi al posto di Lapadula, ma non ci sono più spunti salienti. Lo 0-0 permette a Galderisi di prendere il quarto punto in due gare della sua gestione. Per il Teramo è un pari che dà continuità di risultati e quindi positivo. Sarà d'accordo anche il presidente Campitelli? Questo è il servizio su Lucchese Teramo 0-0. Angelo Arquilla, questo Teramo che comunque sta facendo un ottimo campionato, riuscito ad uscire imbattuto dal campo della Lucchese, seconda trasferta in terra toscana, secondo pareggio. La classifica del Teramo è ottima. Sì, ottima, solamente anche credo per quello che è la squadra. Io faccio i complimenti a Vivarini perché lo ritengo un tecnico molto preparato per questa categoria. Un po' sottovalutato forse. Un po' sottovalutato, ma lui non ha un modo di... Non è sponsorizzato come qualche altro diciamo allenatore. Diciamo così, tra virgolette, ma lo ritengo una persona molto seria, molto posata, un lavoratore, e quindi è giusto il risultato che sta ottenendo, è tutto, è buona parte sicuramente anche della società, che è una società seria, tutto. Però Vivarini devo fare i miei complimenti al tecnico, assolutamente di valore. Massimo Epifani, come giudica il campionato dei cugini biancorossi dall'osservatorio del San Nicolò? Ma benissimo, benissimo, perché stanno facendo un grande campionato anche qui. E dico quello che ho detto per il Lanciano, c'è un progetto dietro, c'è l'allenatore secondo me che sta a Teramo e la squadra è stata ritoccata. Però qualche settimana fa c'erano dei fischi per il Teramo e Vivarini di questo si era lamentato. Ma quelli fanno parte di tutte le squadre, capitano le partite brutte, capitano a tutte, periodi neri capitano a tutti, quindi credo che però dietro c'è una squadra che sa quello che vuole e non a caso sta facendo anche il Teramo un campionato di vertice. E il Teramo è in piena zona playoff, eppure il patron Luciano Campitelli non è contento al 100% degli ultimi risultati, almeno così sembra dalle sue parole. Noi lo abbiamo ascoltato in questa intervista telefonica. Presidente, buonasera. Buonasera. Aveva chiesto al Teramo una vittoria e invece è arrivato il secondo pareggio consecutivo. È contento lo stesso? Contentino, non contento. Contentino, che significa? Significa che avrei preferito una vittoria. Ecco, cosa è mancato oggi secondo lei? Ma che è mancato? Che creiamo tanto e poi però non di fronte alla porta non li mettiamo dentro. I gol, quando capitano bisogna segnarli. Secondo me con più determinazione qualche punto in più si potrebbe fare. Presidente, lei ha deciso di tornare sul mercato di Matteo, quando firma? No, il mercato noi se ci saranno dei giocatori in uscita ci saranno quelli in entrata, altrimenti rimaniamo così perché abbiamo un budget molto importante e non è che possiamo andare oltre il budget che già l'abbiamo sforato di un 25%. Io parlo innanzitutto di salvezza a parole, perché ma con i fatti giustamente ci dobbiamo salvare, ma non credo che la mia squadra sia una squadra da salvezza. Se poi i miei collaboratori hanno paura a dire la verità, sono cose loro. Per me la squadra l'ho fatta, l'abbiamo costruita insieme, abbiamo avuto un budget importante. E con i budget importanti ci si deve salvare innanzitutto, ma si può anche sognare. Quindi siccome io sono abituato, sono un vincente a sognare, sognerò per tutta la mia vita. La fretta. Ecco, queste le dichiarazioni del presidente Campitelli. Noi ci fermiamo per qualche secondo di pubblicità, poi torneremo in studio perché vorrò
chiedere qualcosa sul Teramo, sul presidente Campitelli, sia ad Angelo Arquilla che a Massimo Epifani. Come with me. Terza ed ultima parte dell'Abruzzo del pallone. Prima di aprire il capitolo relativo alla Serie D, io volevo chiedere una cosa ad Angelo Arquilla, perché sono andato a trovare un articolo di giornale di un paio di anni fa in cui si parlava di Angelo Arquilla come probabile direttore generale del Teramo, il Teramo di Campitelli. Poi cosa è successo? No, ma c'è stato un colloquio così simpatico tra me e il presidente, tramite un amico comune, è stata una chiacchierata formale, lui è simpatico. Dovevi prendere, se non mi sbaglio, il posto di Nucifora, forse? Probabile, no. Sì. Probabile. Poi non è andato neanche su Nucifora. No, non è andato neanche in Nucifora. E è stato un incontro molto cordiale, divertentissimo, più risate che altro. Poi, mentre stavamo in questo incontro, è spuntato Sebastiani. Dopo questo incontro mi sono trovato fuori la porta al presidente, che c'era un incontro tra di loro. Sì, tra l'altro, quindi perché tra Pescara e Teramo ci sono rapporti di amicizia. È stata una cosa cordiale, così di conoscenza, per conoscersi, ma poi è finita lì. Presidente particolare, un presidente che non sai mai quello che vuole dirti o quello che... Non è molto contento il presidente del Teramo del rendimento della squadra, nonostante insomma il Teramo sia lì in alto. Beh, ma lo fa per simulare i giocatori, io credo che sia giusto che sia così, lo fa per simulare la squadra, per simulare il tecnico, va bene così. Il presidente, lui è un presidente alla Zamparini, un presidente alla Massimo Ferrero, questo nuovo presidente della Sampdoria, romano di Roma, un altro personaggio soprannominato Ervi Peretta, se non mi sbaglio. Un altro personaggio stranissimo che si affaccia per la prima volta al mondo del calcio e sta facendo bene nel senso che sta portando fortuna, più che altro, insomma, perché non è che ci capisca tanto di calcio, però alla fine, voglio dire, fare il presidente della Sampdoria, si è trovato lì e terzo o quarto in classifica, deve giocare ancora una partita in meno, tra l'altro, perché bisogna ancora giocare questa partita con Napoli, abbastanza particolare. Massimo Epifani come si troverebbe con un presidente come Campitelli? Va bene, poi tra l'altro lo conosco molto bene. Lui è un presidente, come dice, molto esigente. Però forse dice giustamente, lui, il presidente, dice queste cose per tenere forse... Sì, ma lui pretende impegno, pretende anche quando le cose vanno bene, perché il Teramo sta facendo bene, oggi dice che è contentino, voleva vincere, come è giusto che sia, ma penso che anche tutto il Teramo voleva vincere. E secondo me negli anni che sta facendo a Teramo sta facendo cose straordinarie e credo che i numeri parlano e lui è così. A proposito di Teramo, io la butto lì perché in questa stagione ho seguito diverse... Sì, una società sana. Tra l'altro ricordiamo che Campitelli in 7 anni ha portato il Teramo dal campionato regionale di promozione al quarto posto della Lega Pro, che è la vecchia Serie C di qualche anno fa. Dicevo, quest'anno spesso vado a Teramo a seguire il San Nicolò proprio per TV6 e ho sentito da più di un tifoso anche del Teramo che evidentemente segue il San Nicolò, il prossimo, il dopo Vivarini a Teramo sarà Massimo Epifani. Mi sembra anche ho sentito questi apprezzamenti nei tuoi confronti da più persone durante le partite che ho seguito del San Nicolò, ma anche quando sono venuto a Teramo a seguire Teramo Pro Piacenza. Insomma, qualche voce circola per quanto riguarda Epifani in un futuro che potrebbe essere tra 1, 2, 3 anni, quando Vivarini, prima o poi Vivarini, andrà via da Teramo. Insomma, qualcuno dice abbiamo già l'allenatore a Teramo pronto per la squadra. Ma a me fa piacere. Io ti riporto queste voci, ma forse tu le avrai anche sentite. Ma sì, a me fa enormemente piacere. A parte che lì c'è Vincenzo Vivarini, che è un grande allenatore. E su questo non si discute. A me fa piacere. Io sono concentrato molto nel mio lavoro, cerco di fare bene
Cerco di fare bene sotto tutti i punti di vista, perché lo voglio arrivare a fare allenatore a buoni livelli, quindi ci metterò tutta. Poi se qualcuno parla bene di me mi fa piacere, però parlare bene di me si passa tramite il lavoro e bisogna fare dei numeri importanti. Il sogno di Massimo Epifani da allenatore, faccio la domanda, è quello di allenare la squadra della sua città, il Pescara? Ma di fare allenatore, poi allenare il Pescara è sempre una cosa anche se bellissima. Come si dice, Nemo por profeta sì, in parte. Sì, è vero, insomma, è vero, Pescara... però credo che in questo momento devo ancora fare allenatore, quindi devo essere ancora concentrato sul mio lavoro, devo cercare di far bene e poi magari se un giorno capita di allenare il Pescara sarebbe una cosa gradita. Allora vediamo il prossimo turno in Lega Pro, poi apriamo il capitolo sulla Serie D, vediamo i servizi delle partite, di alcune partite di oggi e poi leggiamo altri messaggi perché ne sono arrivati tanti. Allora prossimo turno per quanto riguarda ovviamente le abruzzesi, Teramo Prato si giocherà domenica prossima alle 12:30, mentre per l'Aquila, come diceva qualche minuto fa Angelo Arquilla, ci sarà questa trasferta sicuramente abbordabile in terra romagnola, in casa del Forlì. Vediamo anche le altre gare, già che ci troviamo: Ancona Lucchese, Carrarese Ascoli, Grosseto San Marino, Pistoiese Pisa, questo è un derby che interessa indirettamente l'Aquila e anche il Teramo, Pro Piacenza Pontedera, Reggiana Savona, Sant'Arcangelo Gubbio e Tutto Cuoio Spalla. Allora chiudiamo il capitolo Lega Pro, apriamo la pagina della Serie D, se è possibile vedere e anche rivedere i risultati della giornata per commentarli brevemente prima di mandare il primo servizio relativo a Chieti San Benedettese. Allora Angelo, una domanda a bruciapelo: questa sconfitta della Civitanovese per 5-2 a Iesi, una squadra che aveva fatto benissimo fino a oggi, che a un certo punto della gara stava perdendo 5-0, squadra seconda in classifica in casa della Iesina, ci può essere una spiegazione? Ma questo proprio, innanzitutto non abbiamo visto la partita, non lo sappiamo. No, la partita non ha, però una squadra che è seconda in classifica, che perde sì, dopo un'ora di gioco 5-0. Insomma. Però ritorniamo a quello che dice Massimo, ci può stare tutto e di più una partita di calcio, assolutamente, ci può stare. La partita è partita male, la squadra magari non ha trovato la concentrazione giusta, la squadra avversaria... ha indovinato il gol, poi il raddoppio, poi il terzo gol, e può succedere. Può succedere. Quindi un semplice incidente di percorso. Io credo che sia solo un episodio, credo assolutamente in un episodio, non credo che sia un fatto contingente. Credo Massimo Epifani non ha visto ovviamente la partita perché oggi era ovviamente sulla panchina del San Nicolò, però insomma questo 5-2 della Civitanovese, seppur in un derby con la Iesina, è un risultato clamoroso. Sì, è clamoroso per quello che stava facendo la Civitanovese, che secondo me è una squadra forte, e stare sotto, mi hanno detto, 4-0 dopo mezz'ora, credo che è successo un blackout totale, perché sono quelle partite che magari la Iesina ha avuto 4 occasioni, ti ha fatto 4 gol e poi la partita non la recuperi più mentalmente. E credo che sia successo questo, perché la Civitanovese con i numeri che aveva le ultime domeniche, credo che vedere un risultato del genere ti fa pensare, sì. E anche per però certi... credo che sia episodica la cosa. Sì, e poi lo vedremo domenica, vedremo se è stato un semplice incidente di percorso oppure no. Per certi versi inatteso anche il KO della San Benedettese a Chieti, perché il Chieti aveva anche oggi tante assenze, la San Benedettese veniva tra l'altro dalla sconfitta casalinga con il Campobasso, invece il Chieti, nonostante le assenze, nonostante la contestazione dei tifosi nei confronti della società, ha giocato una grande gara e vinto meritatamente per 2-1 con la formazione marchigiana. Vediamo il servizio di Andrea Costantini. Il Chieti ritrova la vittoria e lo fa nel big match con la San Benedettese, che invece si ferma ancora. In casa neroverde la vittoria mancava dal 5 ottobre a Fermo, in casa addirittura dal 14 settembre. Sono circa 500 i tifosi della Samb che occupano la curva ospiti, scenario opposto sulla Volpi che resta sguarnita ma con uno striscione che ribadisce la chiara frattura tra la parte più calda del tifo teatino e la proprietà della Chieti Calcio targata Bellia. Sulla panchina neroverde non c'è Ronci squalificato, al suo posto il vice Zuccarini.
Out Bano, Arcamone e Prinari, torna finalmente maschio. 3-4-3 con Lorenzoni al centro dell'attacco. 4-3-3 per la Samb, squalificato l'ex borgese, in panchina l'acciaccato napolano, Tridente, Tozzi, Borsoi, Di Paola, D'Angelo. Il Chieti imposta bene la partita sulle ripartenze e sovente sorprende la Samb sulle corsie laterali, anche se il primo squillo è ospite con il colpo di testa di Tozzi Borsoi servito da Baldinini. Ma il Chieti è bello e pimpante. All'undicesimo Fulop esce in anticipo su Lorenzoni, nell'azione irrompe Esposito, solite finte ubriacanti e destro a giro respinto da Fulop. Al 18° si fa notare Orlando, alto il suo tiro. Nervoso ma sempre pericoloso Tozzi Borsoi, che da calcio piazzato impegna Placidi. Bella l'azione del Chieti al 23°, Esposito inventa per Orlando, tiro contratto da Valorani, arriva Vitale, sinistro esterno d'incontro sontuoso che scheggia la traversa. Insiste il Chieti, prima con il diagonale di Lorenzoni bloccato a terra da Fulop, poi col sinistro di Maschio deviato in angolo. Svolta della partita al 31°, già ammonito l'ex Alfonso Pepe stende Lorenzoni, Volpi di Arezzo estrae il secondo giallo e manda il difensore anzitempo sotto la doccia. Paradossalmente il Chieti smarrisce per qualche minuto un po' di fluidità, la Samb rischia tenendo i tre difensori. Al 40° Tozzi Borsoi reclama un rigore nel contatto con Rapino. Un minuto dopo il Chieti passa meritatamente grazie al siluro mancino di Maxime François Giron. Fulop si aspetta il cross e invece viene infilato dalla sassata del francese. 1-0 col primo gol in campionato del laterale. Nel secondo tempo la partita non sembra cambiare più di tanto l'andamento. Al quarto Orlando non spaventa Fulop dal limite, ma all'11° a sorpresa una seconda svolta della gara. Cucinotta scivola goffamente e colpisce la palla con la mano in area di rigore. Massima punizione e secondo giallo anche per lui. Ristabilita la parità numerica dei giocatori, 10 contro 10, e anche quella dei gol, perché dagli 11 metri Tozzi Borsoi supera Placidi. Terzo gol per il centravanti della Samb. L'1-1 addormenta la gara per un po' e dopo la girandola di cambi riprende quota nell'ultimo quarto d'ora. Lo Bosco pesca sul secondo palo Tozzi Borsoi, poderosa volée, Placidi si rifugia in corner. Risponde il Chieti al 31°, Orlando assist per Esposito, piattone sporco e palla di un soffio fuori. Sembra avviata sul pari la contesa, ma al 43° a sparigliare tutto è il neo entrato Carlini. Difesa della Samb disattenta, rimpallo che coinvolge Esposito e sulla palla vagante Carlini si avventa e di piatto infila Fulop. L'Angelini esplode per quello che è il gol partita, ma il Chieti deve soffrire fino alla fine perché una mischia in area al 45° e soprattutto un fendente di Baldinini nel quinto e ultimo minuto di recupero mettono a repentaglio i tre punti, che alla fine però arrivano ed è un sollievo per il Chieti che ridà linfa alla classifica. La Samb incassa il secondo stop consecutivo e la Maceratese se ne va a +7. Oggi sono rientrati un po' dei ragazzi della prima squadra e comunque si è visto quel qualcosa che comunque nelle passate settimane i ragazzi che sostituivano non hanno mai fatto mancare, l'agonismo, la voglia di vincere. Poi oggi diciamo che è andata bene, le altre volte magari no. Abbiamo dimostrato con i fatti che questa è una squadra che non merita la posizione che ha, sicuramente avrebbe meritato almeno a dir poco 6-7 punti in più e con 6-7 punti in più staremmo là dietro a giocarcela. Io ho detto ai ragazzi prima della partita che comunque dobbiamo onorare la maglia e andare avanti così, perché comunque non è detto che non si possano recuperare questi punti, anche se comunque sono tanti. Però la squadra c'è, ha dimostrato, cioè hanno cuore e col cuore oggi hanno vinto. Sicuramente mi dispiace. Io penso a questa vittoria e basta adesso, perché mi dispiace che quella curva sia vuota, ma noi dobbiamo pensare a giocare questo campionato, a onorarlo fino in fondo. Poi quello che vogliono, che hanno scritto sul manifesto, lo farò però nei momenti giusti. Non si poteva lasciare questo campionato così com'era e quindi sono contento del risultato e voglio pensare solo a questo. Ti dà difficile, purtroppo è cambiata dopo 25 minuti con l'espulsione di Pepe, però la squadra ha reagito, era riuscita a riprendere il pareggio, secondo me super meritato. Stiamo cercando la vittoria, è stato bravo il portiere loro in un paio di occasioni, dopo c'è stata questa disattenzione finale che abbiamo pagato a caro prezzo, però il calcio è questo, però non si può rimproverare nulla, noi stiamo provando a fare nostra partita. Mister, la Maceratese ha allungato, questo vi preoccupa un po' immagino? È normale, ha guadagnato tre punti.
però la classifica andrebbe, va vista alla fine, però è normale, adesso il divario inizia a essere un pochettino pesante, dobbiamo mettere sotto a fare più punti possibili. Massimo, hai visto questo servizio, insomma questo Chieti che voi avete rischiato di battere qualche settimana fa, oggi ha messo quasi alle corde una squadra che è stata costruita per cercare di vincere il campionato. Rischia la panchina Mosconi? Ah, questo non lo so, questo non lo so, mi auguro di no da allenatore, mi auguro di no, però credo che Chieti oggi ha fatto una grande partita, è la prima volta che vedo l'immagine adesso e credo che ha avuto tantissime occasioni di gol. Sul primo gol, sul gol di Giroud, mi è sembrato di vedere una papera, sì, ha fatto un gran tiro, clamorosa del portiere marchigiano. Sì, ha fatto un gran tiro, è stata una leggerezza del portiere, però credo che il Chieti oggi ha meritato di vincere, anche credere in quella palla finale dove ha fatto gol il ragazzino. Quindi è una vittoria importante, che sono quelle vittorie che ti cambiano le annate. Angelo, ascoltando il presidente Bellia e vedendo quella curva vuota, che cosa ti viene in mente? Guarda, io conosco benissimo il presidente Bellia, lo ritengo una persona in gamba, una persona seria. Anche perché a Chieti non mi sembra che ci sia la fila, una fila di imprenditori pronti ad entrare in società. Mi ha sempre detto, io sono da solo, quindi i soldi li metto dalla mia tasca, non c'ho niente, non c'ho nessuno, da solo, quindi voglio dire, perché pretendere queste cose o perché contestare una persona che comunque capisco magari chiedere processo, per carità, lì c'è stato un errore alla base l'anno prima, se andiamo a ricordare, un errore di progetto, un errore di uomini, e vabbè, Bellia viene anche da un'esperienza di calcio abbastanza breve, quindi adesso magari sicuramente non farebbe lo stesso errore. Però la retrocessione dell'altro anno è ancora una ferita aperta, probabilmente, sì, nella tifoseria. Assolutamente, Chieti non merita la Serie D, Chieti è sicuramente da piazze più alte, da Lega Pro sicuramente, se non addirittura di più, quindi bisogna trovare l'imprenditore giusto o gli imprenditori giusti, non perché Bellia non sia giusto, perché Bellia è da solo e probabilmente non ha la forza economica per portare avanti un campionato dispendioso, un campionato che non ha nessun tipo di rientro, sono soltanto uscite. Cioè qui dobbiamo anche far capire alla gente, dobbiamo far capire alla gente che dove entrano i soldi è Serie A, un pochino di Serie B e poi c'è la morte. Poi ci sono solo i presidenti che mettono fior di quattrini. Ci rimettono. Non è che non rientrano da nessuna parte, soltanto per essere tifosi e per andare davanti a un microfono. Questo lo dovete chiedere a loro, lo dobbiamo chiedere a loro. Però questo è il risultato, questa è la verità. Ed è una cosa, non è giusta. Diciamo che effettivamente ci si rimette molto ad essere dirigenti. È una proporzione sballata perché noi siamo ancora altissimi con gli ingaggi, con gli stipendi, anche per la Serie D. Trovare oggi una punta a un giocatore meno di 4-5 mila euro al mese non ci viene. Cosa che se tu vai in Serie B francese guadagnano 5 mila euro. In Serie A rumena guadagnano 5.000, 6.000, 7.000 euro. Qui invece il giocatore di Serie D, capito? Siamo a questi livelli, addirittura anche eccellenza. Addirittura ci sono giocatori. La colpa è dei dirigenti che pagano questi stipendi a questi giocatori. È il sistema che probabilmente non funziona, ma questo è un discorso vecchio. Funziona invece, è tornato a funzionare il San Nicolò. Noi ricordavamo la brutta prova casalinga con l'Agnonese, poi domenica scorsa un ottimo pareggio al Rubens Fadini di Giulianova e oggi una vittoria meritata con il Celano. San Nicolò vittorioso nel derby con la formazione marsicana. Andiamo a vedere il servizio. Va al San Nicolò il derby tutto biancazzurro con il Celano. Un successo legittimo e meritato per i teramani che hanno dimostrato di aver ormai superato il periodo di appannamento. Nulla da fare per i marsicani a cui questa volta non è bastato l'impegno. Per la salvezza occorrerà altro e soprattutto qualche rinforzo dal mercato. Pronti via, la squadra di casa è già in vantaggio con Iaboni che realizza due passi da Amabile su perfetto cross dalla sinistra di Mozzoni. Per la squadra di Massimo Epifani gara subito in discesa e con gli ospiti invece già a rincorrere. I marsicani, passato lo shock, rispondono al dodicesimo con un tiro al lato di Mercogliano dai 18 metri. Al sedicesimo si rivede la squadra di casa con un colpo di testa sotto misura di Stivaletta che non inquadra però lo specchio della porta.
La squadra di Luiso però ci crede al 17esimo e Lusi a chiamare il portiere di casa al salvataggio in angolo. La gara si mantiene viva e così al 22esimo e Tarquini per i locali a non concretizzare il tapino in area marsicana, imitato due minuti dopo da Moretti che riesce solo a spizzicare di testa tutto solo in area celanese. Gli ospiti poi rischiano ancora il KO al 27esimo quando Santoni si divora il 2-0 facendosi respingere la conclusione dall'ottimo Amabile che non può nulla però al 35esimo sul raddoppio di testa ancora di Armando Iaboni sempre su cross di Mozzoni. Poi un paio di conclusioni fuori misura dei biancazzurri di casa e al 47esimo il colpo di testa centrale di D'Adamo sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Nella ripresa il Celano si presenta in campo con Ippoliti e Retico. Al terzo Capitan Marfia conclude centralmente ma è Tarquini all'ottavo a mancare clamorosamente il tris. Solo San Nicolò pericoloso anche al decimo con Stivaletta a cui si oppone ancora Amabile. La gara si riapre per un attimo al 13esimo quando su punizione di Piccirilli Ferrara di testa anticipa Di Gifico. Ma a rimettere le cose a posto per i biancazzurri è subito dopo Moretti che realizza il 3-1 approfittando dell'ennesima indecisione della difesa marsicana che rischia anche al 21esimo su punizione insidiosa del neoentrato Chiacchiarelli che trova la respinta ancora di Amabile. Il finale di gara vede ancora la formazione di Epifani pericolosa al 36esimo con De Santis che alza la mira a due passi dal portiere celanese. Luiso, questa volta non è bastata la buona volontà, avete preso a gol dopo due minuti e la gara si è fatta subito in salita. Sì, abbiamo preso un gol subito e poi niente, abbiamo fatto pure la partita, però proviamo pure a pareggiarla. Poi abbiamo preso il gol del 2-0 alla stessa maniera, un altro cross in mezzo, però troppo, c'è stata molta leggerezza dietro da parte dei nostri difensori e la bravura loro, della loro esperienza, però come ti ripeto... mi aspetto sicuramente qualche occasione in più a livello di cattiveria, di voglia, però questi sono giovani, oggi in campo ce ne avevo addirittura 7 dopo aver fatto la sostituzione. La situazione di classifica resta difficile, però adesso c'è questa finestra del mercato, Luiso chiede alla società qualche rinforzo. No, difficile, siamo lì, siamo a 6 punti dalla salvezza se vai a guardare la classifica, però con una partita in meno. È ancora tutto in gioco, è ancora tutto lungo, noi sappiamo che dobbiamo soffrire fino alla fine, però ecco, qualche cosina serve, perché come dicevo, se mi manca Buongiorno non ho una punta di ruolo per poter utilizzare, però io non mi piango mai addosso quello che ci avevo messo in campo, dispiace, però come ti ripeto abbiamo regalato dei gol da polli, perché non si può partire e perdere già 1-0 dopo due minuti contro una squadra che ha pure qualità. Angelo, hai visto il servizio sul San Nicolò del tuo amico Massimo Epifani, insomma questa squadra zitta zitta insomma, Massimo, si è rimessa in carreggiata. Tra l'altro permettimi di dire, perché io ho avuto modo di vedere diverse volte quest'anno il San Nicolò, alla squadra biancazzurra mancano almeno 4-5 punti. Però questo è un discorso che può fare qualunque squadra, però io per quello che ho visto insomma il San Nicolò ha raccolto meno di quanto meritava. Un ragazzo in gamba, sta facendo bene, sta lavorando bene e non dimentichiamo che alle solite c'è il campionato Massimo Epifani, no? Mi sbaglio? San Nicolò sì. E chi c'era? Era un allenatore? No, c'ero io. E allora? Dico, quindi ha già vinto un campionato Massimo Epifani alle solite da allenatore, quindi voglio dire, c'è sicuramente la volontà di fare bene, c'è la voglia di fare bene, sicuramente... C'è una società preparata, che permette di lavorare bene. Alle spalle che sicuramente... gli ha dato anche questo conforto in più, questa voglia di dimostrare, ma io credo che lui ha la strada spianata per fare il tecnico, non perché sia qui. Massimo, prima nell'intervista di Luiso chiedevo al tecnico marsicano insomma, del mercato e delle eventualità, delle possibilità di prendere giocatori per quanto riguarda la formazione marsicana. Invece il San Nicolò rischia di perdere qualche giocatore perché Mozzoni si dice che piace al Teramo e poi c'è anche il problema Bisegna. Ma per quanto riguarda Mozzoni, a noi fa solo piacere se qualche squadra ce lo chiede e ne parlano del ragazzo, perché vuol dire che abbiamo lavorato bene e stiamo lavorando bene. Per quanto riguarda Bisegna, ha avuto un problema familiare, il ragazzo sta a casa, e è logico che per noi è un problema perché dobbiamo prendere un giocatore in quel ruolo e lo faremo nei prossimi giorni. Partirà anche Cremona? Ma no, ancora ci riuniamo, ancora decidiamo niente.
Sicuramente faremo qualcosa, però credo che la squadra, e questo è un gruppo importante, un gruppo che ha dei valori grandissimi, c'è la cultura del lavoro e abbiamo fatto già da quest'estate delle scelte importanti e credo che a oggi sono soddisfattissimo di come le cose stanno andando, perché poi... Insomma, incontrate delle corazzate ogni tanto, Campobasso, San Benedettese, Civitanovese. Ma per noi è motivo d'orgoglio, perché per una frazione come San Nicolò andare a giocare con squadre così blasonate, giocarci alla pari, anzi giocando anche meglio, per noi è motivo d'orgoglio. Questo è il momento. Merito mio, merito dei ragazzi, merito tuo, della di lavorare bene, merito, ma merito di tutti, del direttore, di Micio e Natali, del presidente della società che non ci fa mancare niente, ci alleniamo come professionisti, quindi credo che queste sono le basi per un allenatore importantissimo. Poi, ripeto, ho una squadra di grande valore umano, grande cultura del lavoro e credo che il rammarico più grande, l'hai detto prima tu, che abbiamo qualche punticino in meno, però sono contento del cammino fatto fino ad oggi. Noi andiamo a vedere se è possibile qualche messaggio, perché ci avviamo alla conclusione della trasmissione, ma vi dovevamo la lettura di alcuni sms, perché ci seguite sempre e ci scrivete sempre in tanti e dunque è giusto leggere il maggior numero possibile di messaggi. Sono 2 anni che arriva dietro il Lanciano, il Pescara, probabilmente il Pescara. Pescara, umiltà paga, arroganza e presunzione no, questo evidentemente è un messaggio di un tifoso del Lanciano. I fatti dicono che lo scorso anno il Lanciano è arrivato davanti il Pescara, quest'anno lo vedremo a maggio se sarà così oppure no. Andiamo avanti, ancora qualche messaggio. Secondo Angelo Arquilla, che interventi andranno fatti nel mercato di riparazione? Probabilmente si riferisce al Pescara, ma è un presumo che sia così. Io penso che difesa e centrocampo qualcosa c'è da fare, qualcosa c'è da rivedere. Bisogna vedere se la società ha voglia di farlo. Però io credo che ci saranno anche diversi giocatori che probabilmente andranno via. I vari Boldor, forse Pogba, giocatori che non hanno praticamente mai giocato. Sì, vabbè, ma non è che incidono sulla squadra, no? Questi sono giocatori che ti possono cambiare, voglio dire. Io parlo di un centrocampista centrale, parlo di giocatori magari di esperienza della però tra categoria. L'altro consideriamo che nel Pescara a breve rientrerà un certo Brugman, probabilmente quello potrebbe essere il vero rinforzo di centrocampo per il Pescara. Io credo che anche in difesa c'è da fare qualcosa, assolutamente. Beh sì, la difesa, l'attacco no, perché Maniero, Melchiori, credo Massimo che insomma è un intenditore, è un addetto ai lavori, credo che in Serie B non ci siano squadre che hanno una coppia di attaccanti più forte di quella del Pescara. Maniero Melchiorri non mi sembra che sia, insomma, è una coppia che parla da sola, sono 16 gol in 2 fino a questo momento. Ah, credo di sì, ma a questi ci aggiungo Pasquato, Politano, Caprari che rientrerà adesso. Ci siamo dimenticati di Caprari che è fuori da un mese e mezzo. A livello paragonabile. Credo che anche il rientro di Bruco, ma sarà un rientro importante per Pescara, ma per il modo di come gioca il ragazzo, che ti dà i tempi, che è un giocatore di personalità. Quindi sicuramente le cose cambieranno quando rientra Brugman. Vediamo allora qualche altro messaggio prima di salutarci e vediamo se riusciremo a farvi un regalo, a far vedere qualche gol della partita clamorosa di oggi, Jesina-Civitanovese. Non si possono sbagliare certi gol davanti al portiere. Donnarumma, datti una svegliata, questo è un tifoso del Teramo, si riferisce alla gara giocata dai biancorossi a Lucca, comunque un pareggio importante per il Teramo che è nelle zone alte della classifica. Grazie Matelica, questo presumo sia un messaggio di un tifoso del Teramo, perché il Matelica oggi ha battuto il Giulianova, credo sia così. È bello anche lo sfottò fino a quando rimane nell'ambito, in questo ambito. Mister Epifani, sei sprecato a San Nicolò. Questo insomma si riallaccia un po' al discorso che stavamo facendo prima, però io credo che Epifani sia ben contento in questo momento di stare a San Nicolò. Ma sono contentissimo, perché poi il presidente l'anno scorso mi ha preso proprio lui di persona, quindi sono contento che mi ha messo a disposizione innanzitutto di lavorare come voglio e cercare per farmi dimostrare quello che valgo. Un altro messaggio, sono 30 anni che vinciamo in Abruzzo e voi per 2 punti in più pensate di essere cosa? E chi? Lanciano, vabbè, lasciamo perdere questo, insomma.
Lanciano non sta neanche sulla cave, un tifoso del Pescara, ma non dobbiamo restare sempre nei limiti, delle offese o cose del genere. Forza L'Aquila, fate più servizi, e perché non avete più ospiti dall'Aquila? Andremo in B, saluti Francesco. Dell'Aquila, mercoledì scorso nella trasmissione pro e contro c'era il capitano dell'Aquila nella trasmissione curata da Andrea Costantini, quindi abbiamo degli ospiti dell'Aquila. La domenica è meno facile avere ospiti dell'Aquila, perché l'Aquila quando gioca fuori ovviamente non può mandare ospiti, quando gioca in casa i giocatori giocano e poi vanno a riposarsi, come è giusto che sia. Però Pomante qualche giorno fa è stato ospite nei nostri studi. Bellia, fai un regalo alla città, vattene. Firmato Curva Volpi. Vediamo se possiamo leggere ancora qualche altro messaggio. Perché difendete ancora Baroni? A Pescara ci vuole un allenatore di categoria, forte ed esperto. Signor Rocco, questa sarebbe il settimo. Sarebbe il settimo. Diciamo che nelle ultime due stagioni Pescara ha cambiato diversi allenatori. Il Chieti sta bene nella categoria, dov'è? Quella che gli compete, la Serie D. Fregate, la curva è vuota. Questo è un messaggio anche simpatico in dialetto pescarese. Bravo Chieti, nessuno se l'aspettava. La vittoria, abbiamo recuperato una vittoria importante, lo abbiamo detto. Tra l'altro vi ringraziamo per i tanti messaggi che ci mandate. Quando i messaggi restano nel limite della correttezza, sono sicuramente messaggi che fanno piacere, anche simpatici. Io credo che dalla regia possiamo sia arrivato l'ok per vedere qualche immagine della partita Jesina-Civitanovese, dunque possiamo un attimo vedere. Volevo fare una segnalazione sul Chieti, volevo dire una cosa su Esposito. Lo ritengo un giocatore assolutamente di categoria superiore. Ma anche forse di due categorie. Non ho voluto esagerare, ma non capisco perché Lanuzzo non gioca. Cioè, lo capisco, oppure non lo capisco, questo lo metto col punto interrogativo, però dico che un giocatore di quella classe, di quell'intuito, calcistico. Se gioca in Serie D, Angelo, ci sarà pure un motivo. Lo sto chiedendo, dico. Sì, di un intuito calcistico di quel livello, sicuramente all'Aquila, a Teramo, se non addirittura a Pescara ci starebbe benissimo. Se guardate oggi le occasioni, sono tutte partite da Eh sì, lo abbiamo visto. Totalmente. Tutti i pericoli per le squadre avversarie partono dai piedi di Vittorio Esposito. Allora, siamo in chiusura, io saluto perché manderemo in coda alla sigla il servizio relativo proprio a Jesina Civitanovese 5-2 risultato finale. Saluto e ringrazio Angelo Arquilla. Grazie Angelo per essere intervenuto nella nostra trasmissione. Ma no, il traffico purtroppo della zona di Pescara Nord lo conosciamo tutti. Ti voglio strappare una promessa, un invito per qualche prossima domenica, quando ovviamente sarai, perché stamattina eri a Roma a seguire una partita di calcio giovanile, possiamo dire quale? Allievi, Torte e Teste, una squadra dove sono ragazzini importanti del 98, campioni d'Italia, ragazzini molto molto interessante. Qui ti ringrazio per essere tornato in tempo questa sera qui a Silvi, per essere venuto, per essere presente nella nostra trasmissione. Ringrazio e saluto Massimo Epifani, soddisfatto per questa vittoria con il San Nicolò. Domenica c'è questa partita in trasferta a Fano che ha battuto il Campobasso. Partita difficile, sicuramente incontriamo una squadra ben costruita, una squadra forte, però la prepareremo bene in settimana e ce la andremo a giocare come abbiamo fatto sempre su tutti i campi. Bene, grazie ad Angelo Arquilla, a Massimo Epifani, grazie a voi per averci seguito. L'appuntamento con l'Abruzzo del pallone per domenica prossima, sempre alle ore 19. Buona serata. Nervi tesi al Carotti di Jesi per la super sfida tra la squadra di Mister Bacci, reduce dalla sconfitta di Fano, e i ragazzi di Meco Monaco, i più in forma del momento, con all'attivo 7 vittorie consecutive e 0 sconfitte fuori casa. Ma è proprio al Carotti che la striscia positiva dei rossoblù si interrompe brutalmente. 5 le reti con cui la Jesina stordisce nel primo tempo la Civitanovese, capace soltanto di una rete sul finale e di un gol su rigore in pieno recupero nel secondo tempo. Per i ragazzi di Bacci diventa questa la partita perfetta. Subito in avanti la Jesina con una gran botta di Trudo al primo minuto, ma Cornacchia c'è e devia in angolo. Sugli spalti si fanno sentire i tifosi della Civitanovese arrivati in 300 in un Carotti con almeno 2000 spettatori.
La Jesina passa in vantaggio al 13° con una rasoiata di Mattia Frulla che su azione da corner insacca con un tiro deviato dalla difesa rossoblù. Al 17° Trudo si scatena in velocità, fa a fette la difesa ospite e mette alle spalle di Silvestri la palla del raddoppio. Incontenibile la Jesina che realizza il terzo gol un minuto dopo con Francia, esplode il Carotti mentre la curva ospite resta di ghiaccio, 3-0 in 18 minuti. Alla mezz'ora Aquino ferma la cavalcata di Trudo con un fallaccio in area, rigore per la Jesina, Traini firma il 4-0, Carotti invisibilio, Meco Monaco immobile, mani sui fianchi in panchina. Al 38° Trudo dribbla ancora l'intera difesa, ma il tiro stavolta finisce in curva. La Civitanovese praticamente non è scesa in campo nel primo tempo, tant'è che arriva il quinto gol. Al 42° lo segna Traini, lasciato incredibilmente solo a ridosso dell'area. Gran botta e doppietta per lui. Un minuto dopo, al 43° reagisce la Civitanovese, rete di Massacesi che sorprende sulla sinistra da fuori area Cornacchia. Nella ripresa Meco Monaco prova a rinforzare il reparto avanzato, toglie Degano non pervenuto e inserisce Margherita. Al 13° esce il goleador di giornata Traini tra gli applausi ed entra Tittarelli. Al 15° non paga del larghissimo vantaggio, insiste la Jesina con Trudo che dribbla e serve Tittarelli, ma il cross al centro trova Silvestri in tuffo a parare. Al 21° dopo un corner pericolosissimo dei padroni di casa resta a terra Francia per un bruttissimo scontro aereo sotto porta ed è costretto a lasciare il campo su una barella, per lui 5 punti di sutura. Nel secondo tempo prova a farsi vedere di più la Civitanovese con diversi tiri in porta ma troppo centrali e deboli per sorprendere Cornacchia. Pintori vicinissimo al gol al 28° supera il portiere Leoncello ma Marini salva di testa sulla linea. Poi una traversa colpita da Degano dalla distanza. Al 48° in pieno recupero rigore per la Civitanovese, dal dischetto Pintore accorcia inutilmente le distanze. Finisce 5-2 per la Jesina. Domenica